Caffè fuori campo, sempre dalla nostra sede particolare quest'oggi, in provincia. Allora, come vedete, io e il buon Andrea siamo in piedi, alle spalle, perché quest'oggi, perché siamo qui in provincia, Andrea? Perché si è aperta la mostra 87 anni di racchettate, una mostra molto particolare riguardante ovviamente il tennis, e noi per parlare di questa mostra, poi più in generale, ecco, su questo, il movimento tennistico nella provincia di Cuneo, siamo in compagnia di diversi ospiti, un vero parterre de rois, vero Andrea? Un parterre de rois che vede ben 5 ospiti qui assiepati davanti a noi. Allora, presentiamoli in ordine, appunto, da destra verso sinistra. Allora, abbiamo il signor Luigi Sostegno, che è stato autore della copertina che possiamo vedere, se far vedere Edward, la copertina dedicata appunto agli 87 anni di racchettate. Poi il signor Titti Giraudo, benvenuto, lei è stato un tennista, a quanto mi racconta anche il nostro editore Carlo Borsalino, di alta qualità qui in provincia di Cuneo, quindi benvenuto. Stesso discorso per il signor Sergio Scossa, benvenuto anche lei. Abbiamo invece la piacevole partecipazione dell'assessore Franco Giordano, assessore all'istruzione e alle pari opportunità, giusto? E poi dopo, per ultimo, ma non per ordine di importanza, Danilo Paparelli, vignettista che ha fatto la copertina che vedete del CD proprio qui in sovrimpressione. Ed è il primo libro, sì, pardon, lapsus. Allora, il microfono è lì a disposizione, da chi partiamo, Edward? Non lo so, come vuoi te, vuoi andare di nuovo in ordine? No, beh, allora, iniziamo a parlare prima del... da dove nasce questa idea di fare questi libri, queste copertine? Quindi vi chiedo di passare gentilmente il microfono al signor Sostegno. Sostegni. E sono due. Abbia pazienza, non lo faccio con cattiveria. Sì, allora l'idea è partita da Sergio Parola, il quale un bel giorno negli spogliatoi del country, siccome abbiamo gli armadietti vicini, mi propone l'idea di fare questa copertina, prima per un manifesto e poi per questo libro, questo secondo libro. Io sono partito da un disegno semplicissimo in cui c'era uno schizzo appena accennato di un tennista e l'idea di un percorso di una palla. In particolare mi sono ispirato al percorso delle palle che faccio io, siccome sono ancora tennista nonostante i 79 anni. Comunque, dopodiché ho scelto alcune foto che mi sono state proposte da Sergio Parola e le ho cercato di armonizzare inclinandole secondo una battuta, una battuta stilizzata. Una battuta di Sergio Parola che lancia queste fotografie su Cuneo. In fondo è la sintesi del libro. Ho fatto il fondo nero, come ho già detto prima, perché mi sono legato alle foto in bianco e nero, Quindi ecco questo fondo nero. Avrei potuto fare un bel cielo, ma legarlo all'interno del libro, che è tutto in bianco e nero, tranne una piccola parte a colori. Ecco, in sostanza questa è la storia della copertina. Sicuramente una copertina ricercata, perché è come proprio lanciare un ricordo, tra virgolette, su Cuneo di questi 87 anni di tennis. Ecco, che ricordi ha lei dei tennis a Cuneo, dell'evoluzione del tennis a Cuneo? Ma io sono partito quando è stato fondato il country, e da quella volta lì non ho più abbandonato. Faccio il torneo di ottobre, famoso torneo del country, da circa 25 anni, una cosa del genere. Quest'anno lo farò ancora quando compierò gli 80 anni. Bon. E quindi direi, complimenti un po' per tutto. Passiamo la parola al signor Giraudo e a Sergio Scossa, che sono che ha vissuto un pochino, magari più sul campo ancora, maggiormente il mondo del tennis locale. Allora, partiamo un attimino da una cosa un po' più globale. Com'è cambiato il tennis negli anni? Perché prima si vedevano racchette di legno, c'era uno stile di gioco, invece adesso è tutto più velocità, potenza. Sì.
Direi che il tennis che giocavamo noi con le racchette di legno era un altro gioco, perché la palla non andava assolutamente alla velocità in cui va adesso. Però diciamo che allora era più importante il tocco sulla palla, adesso ormai conta troppo la forza. Sono andato ancora ultimamente anche con Sergio, combinazione, a vedere il torneo di Monte Carlo, per carità, è bello e tutto, ma tirano talmente forte che ogni tanto mi chiedo come riescono a rispondere al servizio che va ai 230 all'ora, no? Che è una cosa impensabile. Allora il gioco era molto più, come ho detto prima, di tocco. E niente, ci forse, almeno allora, mi piaceva di più il gioco. Sì, era forse più tecnico come gioco, un pochino come lo era anche il calcio, forse noi siamo un po' più abituati a livello mediatico italiano a seguire maggiormente lo sport del calcio, però appunto anche mi racconta mio nonno che lui mi dice che ora non gli piace più il pallone perché dice che vanno troppo veloce. Sì, no. Sì, in ogni modo finché abbiamo giocato e ci siamo divertiti, soprattutto era un altro modo di giocare, adesso montepremi, milioni, queste cose qui. Noi quando vincevamo la Coppa eravamo già molto contenti con una piccola medaglietta d'oro. E mi ricordo c'era un torneo che allora era il Titti Sport, che era l'unico che regalava qualche materiale, tipo una borsa, la maglietta. Il torneo della Resistenza, anche c'era quello che ci dava la medaglietta, ma ci siamo divertiti molto e ho avuto, dico, la fortuna di giocare tanti anni con Sergio e ci siamo incontrati quando è nato il country, perché io ho cominciato a giocare alla Cuneese, lui giocava al tennis club. Quando è nato il country si è deciso di formare una squadra unica a Cuneo, dove alcuni di noi che giocavamo alla Cuneese ci siamo convogliati e lì mi sembra di ricordare che è il maestro Montevecchi che ci ha messo insieme e poi abbiamo giocato per anni divertendoci e rimanendo amici soprattutto. Ecco, la stessa, farei la stessa domanda anche al signor Scossa. Sì, anche se mi soffermerei magari un po' di più sul come è cambiato a Cuneo il tennis, chiaramente un torneo prestigioso come c'è il country, dove abbiamo visto anche nella mostra fotografica qua accanto una bellissima fotografia dove c'erano sei persone, c'era Lopez, Feliciano Lopez, David Ferrer, Tommy Robredo accanto a Pennette, adesso forse c'è Roddick, Vinci, la Pennetta, Errani. Quindi insomma nomi di spicco del panorama attuale mondiale del tennis. Beh, senz'altro l'evoluzione c'è stata e continuerà ancora, perché come diceva giustamente il mio amico Titti, abbiamo visto giocare a tennis i big adesso a Monte Carlo, è un altro mondo, un'altra cosa, però anche quello verrà sorpassato perché c'è una continua evoluzione all'essere, prima di tutto bisogna essere dei grandi atleti. E non c'è nessun perdono, al minimo bisogna essere alti 1,80, 1,90, perché così la potenza che scaricano con il servizio è enorme ed è un grossissimo vantaggio. E però noi sinceramente io preferivo il tennis vecchio che facevamo noi, che era un tennis che è basato sul tocco. Uno non poteva essere un buon tennista se non aveva il braccio. Invece adesso questi qui riescono a mascherare certe cose, certi difetti con la grande potenza che hanno. Comunque noi ci siamo divertiti. Io personalmente sono nato e cresciuto tennista e ho continuato per sempre, tutta la vita a giocare a tennis e adesso ho mollato un pochettino perché gli anni ci sono e pesano, però mi ha aiutato sempre e mi ha dato sempre la carica, la forza, la grinta che avevo quando giocavo e ne dovevo subire le conseguenze perché ero abbastanza nervoso in campo, no? Però riuscivamo a completarci uno con l'altro e abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni perché abbiamo vinto con della gente che ci consideravano dei mezzi tennisti e invece abbiamo vinto. Abbiamo dei bellissimi ricordi insieme e io spero che il tennis continui su questa strada e soprattutto che ci sia
la voglia di giocare, ma di giocare per divertirsi, e che non sia, ecco, tutti questi genitori che pretendono che il figlio venga un campione, deve essere un campione, se no a tennis non si gioca più. Questa è una porcata, che è un'autoporcata che si fanno tutti i genitori ammalati di tennis. Sì, sbagliato. Purtroppo questa è una costante anche in tanti altri sport, i genitori sono spesso un danno, diciamo così, per la crescita vera dei figli. Ecco, lei ha accennato comunque a una tipologia di gioco di potenza come, sì, come arma vincente, anche se poi i migliori giocatori, quelli che danno più spettacolo, sono poi ancora quelli che giocano col tocco. Mi viene in mente Roger Federer, Rafa Nadal, Djokovic, che comunque sì, gioca di potenza ma anche molto di classe. Mi viene in mente invece magari un Cilic o un Tomic o un Philippoussis, che tiravano sì delle grandi svalangate a 220 all'ora, però grossi tornei non è che ne abbiano vinti, no? È vero questo, però lei giustamente è il primo che ha messo Federer, che Federer è ancora un vecchio tennista, cioè pur essendo attuale lui è ancora un vecchio tennista, perché si vede che ha quella classe infinita, che quando colpisce la palla la carezza, che riesce a farne di quello che vuole. Rispetto agli altri c'è un abisso, pensando che Federer, di tutti questi grandi campioni che adesso girano, è già uno, diciamo, vecchio, no? Ecco. Sì, diciamo di sì, invecchiato bene. Però invecchiato bene come il vino, e riesce a tenere testa a questi campioni qui di nuova generazione. Passiamo un attimo una parola all'assessore Franca Giordano, perché volevo chiederle una cosa, visto che in tanti si chiedono qual è lo sviluppo dello sport nelle scuole. Lei è assessore alle pari opportunità e all'istruzione. Ecco, molte scuole si focalizzano su sport tra virgolette di massa, come magari potrebbe essere l'atletica, il basket e la pallavolo per le femmine, tralasciando magari maggiormente il gioco del calcio o anche a questo punto del tennis. Come mai si cerca, cioè non c'è la volontà, non ci sono le risorse, parlo non chiaramente qualcuno, parlo in generale, chiaramente di voler indirizzare magari i ragazzi a scegliere qualcosa di un po' diverso, perché tanti vengono focalizzati su degli sport di massa comunque. Certo, ma indubbiamente il Ministero rispetto a queste proposte va nell'ordine di fornire una gamma più ampia degli sport, sicuramente, tralasciando certamente il calcio, perché insomma è già sufficientemente frequentato, puntando invece per esempio sul calcetto. Ma gli altri sport nelle scuole, se gli insegnanti sono disponibili, hanno gli strumenti, possono essere tutti presi in considerazione. Sicuramente è l'approccio che deve essere diverso, cioè deve essere un approccio che non guarda all'agonismo, che non guarda alla competizione fino a se stessa, ma che invece investa sulla proposizione di un'attività che sicuramente è alternativa e che per i ragazzi diventa estremamente importante da un punto di vista fisico, delle relazioni e dell'impegno anche, perché propone sicuramente dei modelli e degli stili di vita che sono positivi. All'interno di questo ci sta sicuramente il tennis, che è un'attività importantissima, e poi la nostra città offre tantissime occasioni di approccio, perché i circoli ci sono alla portata di tanti, per cui è sicuramente un buon investimento se le famiglie sanno guardarlo in questo senso. Purtroppo la competizione è una parte non è fondamentale, è di tutti i giorni ormai, perché c'è la competizione anche ad avere le scarpe più belle, quindi diciamo che non metterla nello sport è un po' complicato. Come si deve educare il ragazzo magari a scuola per poter non vivere di competizione ma di sano sport? Ma vede, la competizione è la formula di questa, della nostra società. Noi viviamo in tutti i campi con questa idea che bisogna puntare sul merito, che è peraltro giusto, ma non deve essere esasperato, che c'è sempre una gara in corso, bisogna sempre arrivare prima. E allora questa esasperazione
e dei ragazzi, ma è perché soprattutto è nostra, è degli adulti. Sono gli adulti che devono proporre dei modelli che siano diversi, guardare la vita in un modo più disteso, meno, così, meno angosciato dal risultato. Si può vivere bene indipendentemente dal risultato. Indubbiamente l'impegno si deve essere, ma sono due aspetti diversi. Ti devi impegnare, ma puoi essere un'ottima persona anche se non arrivi primo, perché c'è spazio per tutti. Il mondo è fatto per raccogliere il buono che ognuno è in grado di dare. Anche chi dà poco dà comunque qualche cosa a tutti. E allora è questa la visione che bisogna proporre. Il problema è che siamo noi adulti che non siamo in grado di proporre, perché abbiamo un po' perso il senso della misura. Se riusciamo a recuperarlo, indubbiamente i nostri ragazzi non possono che farlo proprio. Ecco, tornando invece alla mostra in sé, a livello organizzativo, qual è stato il supporto, comunque l'organizzazione messa in piedi dal comune per questa mostra, e poi se ci sono a livello sportivo ulteriori iniziative per le prossime settimane, magari per l'estate, se c'è qualcosa di interessante che dovrebbe uscire, indipendentemente poi dal tennis, ecco, a livello proprio sportivo più in generale? Ma indubbiamente come amministrazione noi abbiamo raccolto con grande interesse questa iniziativa, intanto perché è importante per la città, ma è importante soprattutto per i cittadini, perché in questa occasione si è proprio visto come la storia passa attraverso il protagonismo dei singoli, che sono quelli che poi costruiscono la comunità, indipendentemente appunto dai grandi risultati, ma per il fatto solo che ci sono e che raccontano se stessi. Per cui questo è un aspetto molto importante per noi. Per quanto riguarda le iniziative sportive, indubbiamente noi una grande attenzione, soprattutto come assessorato allo sport, e qui parlo a nome dell'assessore Fantino, sì, che oggi non ha potuto essere presente per problemi insomma, di salute inderogabili, ma sicuramente una grande attenzione c'è. Noi abbiamo delle grosse risorse sportive, delle strutture che cerchiamo di valorizzare, ma soprattutto cerchiamo di renderle accessibili ai nostri ragazzi, ai giovani, sicuramente, perché riteniamo che questo sia un investimento indispensabile, un modo di impegnare il tempo e di accompagnarli nella crescita, e questo ci interessa in modo particolare. Ecco, chiedo ultima cosa all'assessore, poi passiamo a Danilo Paparelli, che ci racconterà invece un po' come si può illustrare lo sport, perché chiaramente e anche un modo di viverlo un po' diversamente da quello giocato. Assessore, come si fa, lei anche assessore pari opportunità, perciò come si fa a abbattere le barriere che dividono il pensiero italiano, che donna e uomo non possono magari fare con gli stessi successi, con la stessa enfasi, uno sport, lo stesso sport? Mi viene in mente il calcio, perché abbiamo il calcio femminile che qua a Cuneo sta comunque, ha calcato il terreno di Serie A. C'è comunque diffidenza ancora sullo sport del calcio femminile? Guardi, le dico questo, io ho giocato a calcio. Bene. Nel Cuneo, dal 69 al 74, quando la società è stata fondata, per cui ricordo molto bene quali erano le problematiche che avevamo allora, che peraltro avevamo assolutamente superato, perché poi insomma, poi la gente scherza, allora ci prendeva molto in giro, ma insomma ce n'erano anche tanti, avevamo anche tanti spettatori che comunque ci apprezzavano, e già allora comunque facemmo dei buoni risultati, e poi lo sport, il calcio femminile ha continuato ad andare avanti. Ci sono stati anni in cui è passato un po' così, è stato un po' dimenticato, e poi è rientrato, e insomma adesso comunque sta portando dei buoni risultati, adesso indipendentemente da quello specifico appunto di questo momento, che la squadra è un po' in difficoltà, ma sicuramente sono ragazze in gamba che andranno avanti. E le pari opportunità vanno guardate non solo dal punto di vista del genere, cioè non solo come
maschi e femmine, ma anche le pari opportunità legate alla disabilità. E noi per esempio su questo all'interno della nostra città abbiamo delle grosse realtà che sono importantissime. Vi accenno per esempio alla Passo e Amico Sport, che sono delle associazioni che investono molto nella valorizzazione di questi ragazzi anche più grandi, e che dimostrano davvero che non c'è niente di impossibile, che si possono raggiungere dei risultati, ma soprattutto che si può costruire sull'autostima delle persone, che devono credere in se stesse indipendentemente dalle difficoltà che ci sono. E allora questi sono un campo ampio, quello delle pari opportunità, sicuramente, che va guardato in una sfera molto, molto più ampia. Nello sport specificatamente devo dire che comunque i risultati, insomma, le donne le stanno portando, e allora più dei maschi, penso che, in tante occasioni più dei maschietti. Sì. E allora, insomma, direi che oramai le barriere potremmo dire che sono abbastanza abbattute da questo punto di vista, nel senso che non ci sono più quei retaggi che c'erano una volta, legati a certi pensieri. Io ricordo quando ci dicevano che giocare a calcio ci faceva venire le gambe brutte, muscolose, eccetera. Si continua poi, ancora a dire, ma anche sì, adesso. Poi magari era anche vero, voglio dire, però insomma il piacere di giocare a calcio, quando ti piace il calcio, è una cosa che ti fa dimenticare quelle che possono essere le conseguenze sull'aspetto fisico. Ecco, come detto, passiamo a Danilo Paparelli e mi riallaccio a l'accenno di domanda che ha fatto il buon Andrea sul come rappresentare lo sport più in generale, ma poi in questo caso il tennis, e poi qual è il suo rapporto con il tennis. Ma dunque, il mio rapporto col tennis è uno, dato che io sono una persona pigrissima e non sono mai stato un grande sportivo, però tra i pochissimi sport che ho fatto, cioè, oltre al fondo c'era il tennis. C'è anche stata una parentesi automobilistica, ma è finita dopo 800 metri capottando la macchina, e quindi le mie veleità sono terminate lì. Invece per quanto riguarda lo sport disegnato, ho avuto una collaborazione di 8 anni con Tutto Sport. E ho pubblicato 2500 vignette in 8 anni, quindi sono tante, però erano principalmente dal punto di vista del calcio, calcistico, sì. Gli sport, quelli secondo il giornale che non attiravano la maggior parte del pubblico, venivano tenuti nelle pagine più in fondo, sì. con articoli sempre un pochettino più corti. Quindi col tennis qualcosa mi è capitato di fare, ma erano sempre quegli avvenimenti talmente eclatanti, talmente di prima pagina, che allora, ecco, riuscivo a far passare qualche vignetta sul tennis. Ecco, volevo chiedere, in un momento dove chiaramente le vignette sono sì per disegnare, ma anche per scherzare, per poter prendere in un lato più leggero anche le situazioni più pesanti, mi viene in mente il caso francese di Charlie Hebdo. Ecco, chiaramente non c'entra nulla con lo sport, però come si fa a non andare a toccare magari non dei temi caldi, perché si possono anche toccare con la giusta dose di ironia e di sarcasmo, però come si fa a disegnare senza andare a ledere, tra virgolette, magari senza andare a pensare i piedi a nessuno, certo. Ecco. Io principalmente sono nato come vignettista di satira politica. Ho iniziato con la satira politica, continuo a farla, però ci sono appunto state anche queste divagazioni, diciamo, che riguardavano lo sport. Per quanto riguarda lo sport, bisogna dire che è un ambiente molto molto difficile da disegnare, nel senso che abbiamo visto che i nostri politici tante volte hanno, non so, verso la satira che li riguarda, è sempre stato un buon effetto materasso, cioè far vedere, abbozzare, far vedere che sono compiaciuti, perché poi tutto sommato quando si parla magari anche male di loro, basta che se ne parli, e quindi c'è quel compiacimento di essere comunque far parte di quella partita. Per lo sport è molto più difficile, basta ricordare che ancora adesso per qualsiasi sciocchezza magari si innesca una scintilla e la cronaca
sempre quasi quotidiana, quasi tutte le domeniche, quello che succede negli stadi, la violenza negli stadi. Quindi fare le vignette riguardanti lo sport era un argomento molto, molto delicato. Il segreto qual era? Era quello di farle in maniera che i primi ad accettare le vignette, no? Erano gli stessi tifosi della squadra che magari si prendeva di me. I primi erano loro a ridere e di conseguenza potevano ridere tutti, certamente mettendoci sempre un messaggio dentro che poteva essere i più disparati, giocando sui calembour, appunto sui giochi di parole, e venivano accettate. Il fatto stesso che non fossi un tifoso sfegatato di una squadra faceva sì che le vignette erano molto più semplici da fare, quindi no, non mi sanguinava il cuore dover andare contro qualcuno che tenevo particolarmente, tanto che il direttore di Tutto Sport in 8 anni non è mai riuscito a capire perché squadra tenessi. Ecco, quindi, per Tutto Sport è un miracolo comunque. Per me era stato... Qual è quella che ricorda con maggior piacere come vignetta, quella che le è rimasta più impressa? Allora, quella che forse ho rischiato forse più di tutti la denuncia, perché era stata lì, nel senso che quando il giocatore Maradona si sapeva tutti, cioè che faceva uso di sostanze stupefacenti, allora ho disegnato e sembra che appunto stesse per partire la denuncia, poi ovviamente fu pizzicato, arrestato e allora la notizia è risolto tutto e la cosa è rientrata e la vignetta era diciamo una cosa abbastanza simpatica, volendo dire. Combaciava col suo compleanno, c'erano le candeline da spegnere e lui invece che soffiare annusava e la torta veniva sfirata. Ecco, questa è una delle vignette che ricordo con piacere. Ecco. E poi c'è sempre col tennis, direi di chiudere con questa. Con una frase che c'è un legame molto stretto, no, tra il tennis e le vignette, che tutte e due hanno bisogno della battuta, quindi giusto, e quindi bisogna fare, ci si può collegare bene tra virgolette tra vignette, certo. e sport. Volevo chiudere questo interessante blocco rivolgendomi ancora ai signori Scossa e Giraudo, perché è una domanda prettamente tecnica. Allora, in questo momento dove abbiamo detto che lo sport del tennis è cambiato, eccetera, secondo voi, con le racchette di una volta, quale sarebbe il giocatore che meglio si sposerebbe allo stile di gioco di quelli attuali? Di quelli attuali che si sposerebbe allo stile di gioco di anni fa? Tanto è domanda per tutti. Sergio Parola. È l'unico che ha continuato a giocare con la racchetta di legno, quindi è il più allenato di tutti. Beh, quindi insomma, diciamo che no, è cambiato il tennis, è cambiato tutto il modo di giocare, quindi non sarebbero i campioni di ora, forse no, si troverebbero in serie difficoltà a giocare con difficoltà, le attrezzature dell'epoca. Via. Anche perché mio padre aveva una racchetta di legno, già solo per alzarla mi stancavo già ad andare al campo io, quindi... Allora se non prendevi bene la palla non andava di là, e adesso invece è diverso. Io invece faccio ancora una domanda, sempre signor Scossa e Giraudo. Più sull'attualità, secondo voi a livello piemontese c'è un talento che potrebbe venire fuori, o cunese o piemontese, che potrebbe venire fuori nei prossimi anni? Mi viene in mente Donati, che tra l'altro è reduce da una grande vittoria contro il numero 48 del mondo, mi sembra, quindi un bel segnale, ma magari ce ne sono anche altri. Senz'altro, anzi noi possiamo vantarci qualcuno di avere una scuola tennis veramente avanzata. E abbiamo un numero di non elevato di talenti, ma almeno 5-6 ragazzi che promettono bene, che sono ancora molto giovani, che hanno 11-12 anni al massimo. E sono già adesso molto bravi e quotati. Certo che devono fare dei grossi sacrifici, perché continuare a studiare, allenarsi e andare a scuola insomma come si deve, la cosa è molto complicata. Però noi qua a Cuneo possiamo dire che abbiamo dei giocatori, merito ovviamente di tutte le scuole tennis che ci sono nei vari circoli, alla Cuneese, al GIS, noi al Country e anche in tutta la provincia. Però a Cuneo io sono convinto che nel giro di qualche anno
di vedere un altro Paolo Montevecchi. Entrambi, anche visto che voleva intervenire, quindi entrambi. Fatti pure. Volevo solo aggiungere una piccola annotazione visiva. Cioè, nel libro c'è una foto di Baravalle che più o meno penso sia del 1920. C'ha un'apertura così bella, così leggera, ma così potente da farlo avvicinare quasi a Federer, che ha quell'apertura d'angelo. Torniamo alla domanda invece proprio su un eventuale talento, se c'è qualche nome che secondo lei... O se no, vabbè, allora restiamo anche vaghi, però magari... Senza far offendere nessuno, ci mancherebbe. Ti confesso che non ho più seguito tanto il tennis locale. Allora. Sono stato preso da un altro sport. Cioè il volley. Il volley. Ecco, allora riguardo le faccio quest'ultima domanda che gliel'avevo promessa sul Cuneo Granda Volley, che adesso è arrivato ai playoff di B2. Come vede questo cammino ai playoff, che avete già la possibilità di saltare i quarti? Saltiamo di già tanta un turno roba. Perché siamo i secondi miglior classificati dei tre gironi del nord. Adesso, come tutti i playoff, sono un po' dei turn al lotto. Speriamo che le nostre ragazze arrivino al meglio e poi ce la giochiamo. Quest'anno è stato, come se pensi, noi siamo una neopromossa in B. Abbiamo fatto un grande campionato, sì. Seconde. Direi che meglio di così non potevamo aspettarci. Speriamo ancora nella ciliegina sulla torta per portare il volley femminile anche siamo già a un livello nazionale, ma ancora certo. Qualcosa in più, magari per vedere anche un derby poi con la LPM l'anno prossimo. Derby con la LPM sarebbe interessante, sarebbe già una bella sfida. E ricordiamo che giocherete in casa il 27, un mercoledì 27, la prima partita del playoff in casa, sì. Alle ore 21-18, non lo sappiamo ancora, penso alle 21, penso. Bene, alle 21 su Diavol TV ci sarà sicuramente le anticipazioni. Siete amici di Lidia la palleggiatrice, vi ho visti nell'intervista che avete fatto, quindi dovete chiedere a lei sa tutto. Va bene, noi allora vi ringraziamo per essere stati qui con noi, ringraziamo quindi il signor Luigi Sostegni, il signor Titti Giraudo, il signor Sergio Scossa, il signor Danilo Paparelli e l'assessore Franca Giordani. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, abbia pazienza.